tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arancianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la marmellata di fragole fatta in casa. Una dolcezza unica che si può utilizzare in tantissimi modi, come per esempio su torte, come crostate, oppure su come dolcetti comuni, come per esempio crepe o pancake. È utilissima anche da mettere sopra le fette tostate alla mattina, che è una delizia unica, ma anche come snack pomeridiano. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 2 kg di fragole già pulite e tagliate a metà, 600 g di zucchero, un limone biologico o non trattato e infine una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa prendiamo una bella pentola di acciaio doppio fondo e ci versiamo dentro tutte le nostre fragole. Molto bene, ora aggiungiamo il nostro zucchero, tutto, il nostro succo di limone, e infine mescoliamo per bene. Così lo zucchero si distribuirà uniformemente. Poi aggiungiamo la nostra bacca di vaniglia che abbiamo tagliato a metà, così usciranno tutti i suoi aromi e profumi. Mescoliamo un pochino e lasciamo il tutto a riposare in frigo per un'intera notte. Dopo una notte abbiamo tirato fuori dal frigo la nostra marmellata e guardate quanto sciroppo ha lasciato! Ora la lasciamo cuocere a fuoco dolce finché non si ridurrà alla metà. Vi ricordiamo di togliere sempre la schiuma in eccesso che si forma, perché sono i residui dello zucchero, e mescolate continuamente. Dopo 2 ore e mezza di cottura finalmente possiamo mettere la marmellata appena tolta dal fuoco nei nostri vasetti. Per chi la volesse conservare per più di un anno, prende i nostri vasetti, li mette dentro una pentola contenente acqua fredda e li lascia bollire, da quando l'acqua sta già facendo le bolle, per un quarto d'ora. Ora continuiamo a riempire i nostri vasetti finché non abbiamo finito tutta la marmellata. E finalmente, dopo tanto lavoro, siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia. Mamma mia che buona! In assoluto la mia marmellata preferita. Ma perché? Perché c'è la giusta dose di zucchero e frutta. Non è eccessivamente dolce e si sente molto bene quel retrogusto di vaniglia. Insomma, è una marmellata perfetta e è assolutamente da provare. Ora non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi ci vediamo numerosissimi nella prossima puntata. Ciao a tutti!